La nuova Alfa Romeo Giulia è la prima vettura che si sviluppa sulla piattaforma che è stata denominata Giorgio. Questa piattaforma è una piattaforma molto importante perché si compone di un layout a trazione posteriore, il motore longitudinale. Questo fa sì che la vettura assuma subito delle proporzioni, degli aspetti estremamente importanti, dinamici e atletici. La vettura è molto articolata, pulita, sobria e cerca di andare a garantire quelle che sono le caratteristiche tipiche del DNA Alfa Romeo. La vettura ha uno sbalzo anteriore molto ridotto. Questo è importante perché soprattutto quando abbiamo dovuto sviluppare lo stile abbiamo cercato di adeguare questa necessità tecnica a quello che era l'esigenza di garantire comunque una forma dinamica all'anteriore della vettura. Sviluppiamo la macchina, per cui vedete un cofano molto lungo, il montante A che affonda nel cofano, questo garantisce delle ottime proporzioni sul frontale della vettura. Il passo, come dicevo prima, 2.820 serve per garantire la perfetta abitabilità per 5 persone. E vedete questa cabina che si allunga sul posteriore e atterra sulla coda in modo molto fluido, quasi a suggerire una vettura più coupeggiante piuttosto che una classica a tre volumi. La parte posteriore della vettura è sicuramente una delle zone dove abbiamo dovuto lavorare maggiormente per tutti quelli che sono gli aspetti relativi all'aerodinamica. Un piccolo dettaglio che vedete qui collegato tra il fanale e il paraurti è questo stacco che noi utilizziamo per rompere i filetti sulla fiancata della vettura. Questo è estremamente importante per ottenere il massimo dal punto di vista del CX della vettura. La parte inferiore, il diffusore, è stato sviluppato in modo estremamente intenso in galleria del vento. Serve soprattutto per il CZ della vettura, per cui la pressione che tiene attaccata la vettura a terra. Questa, ricordiamo, è una vettura estremamente performante, parliamo di una vettura di oltre 300 km/h, più di 500 cavalli. La parte posteriore della vettura insieme all'anteriore, nella versione quadrifoglio, sono estremamente importanti per garantire l'aerodinamica della vettura e l'handling complessivo. Non è un esercizio di stile, ma è al 95% tutto quello che la galleria del vento ci ha dato come risultato. Quello che abbiamo fatto noi è semplicemente quello di disegnare, rendere pulito un oggetto prettamente tecnico. Siamo partiti infatti sviluppando prima la versione quadrifoglio e poi la versione normale. Questo fa sì che la vettura non risulti una vettura impoverita, ma bensì una vettura estremamente bilanciata, più pulita, più sobria, che lascia spazio all'eleganza, garantendo però tutte quelle caratteristiche assolutamente importanti per garantire le prestazioni alla versione quadrifoglio.